Carissime lettrici e carissimi lettori di Luminanzia, oggi abbiamo il piacere, ma anche l'onore, devo dire, di stare qui con l'avvocato Dario Dongo. Il dottor Dongo ha diciamo, un'esperienza estremamente poliedrica. Ho letto il suo curriculum, lo volevo riassumere, ho lasciato perdere, altrimenti ci mangiavamo questo collegamento, questa intervista a lui. Comunque ve lo riassumo, infatti molti di voi lo conoscono già. Allora, Dario Dongo è un avvocato. È un giornalista, gestisce diciamo un sito piuttosto importante in Italia, Great Italian Food Trade, che io personalmente seguo e ci ispiriamo anche come Luminanzia su alcune informazioni, e esercita diciamo la sua attività professionale nell'ambito di una società che si chiama, spero di pronunciarla bene, YCSRL, e dove sviluppa diciamo delle consulenze nel settore appunto in cui lui è esperto, cioè il diritto alimentare e il diritto dei consumatori. Le battaglie di Dario Dongo sono abbastanza famose e devo dire per certi versi anche importanti, ma nell'interesse di tutti e non soltanto dei consumatori, anche delle filiere appunto del latte e della carne. Perché l'abbiamo disturbato? Beh, perché diciamo nell'allevamento, Dario, c'è gli allevamenti soprattutto, ma no, in generale, delle vacche da latte forse maggiormente. C'è un po' di confusione, no? Perché noi veniamo da una storia in cui gli allevamenti erano una specie di piccoli feudi, no? All'interno dei quali gli allevatori impegnati giorno e notte con un'attività complessa, perché allevare gli animali è un'attività estremamente complessa, e ci vuole anche tanta competenza, però a sé stante sostanzialmente, con pochi rapporti con la cittadinanza. E la cittadinanza aveva spesso un'immagine degli allevamenti forse tra il naif e il diffidente, quindi una situazione. E lo stesso, se vuoi, anche dicasi per tutte le industrie che producono sia alimenti zootecnici che infrastrutture che interagiscono con questo settore. Quindi un po' una sorta di mondo nel mondo. Poi qualcosa è cambiato, e di questo poi ti chiederemo dettagli, insomma, la tua esperienza. Cioè noi notiamo questi consumatori sempre più attenti, no? Attenti anche attenti alle etichette, attenti alle confezioni. Attenti anche critici a certi messaggi, cioè la sensazione che anche il vecchio concetto di pubblicità, no? Quindi la capacità di orientare pesantemente gli acquisti, forse ca sta calando forte, perché mi sembra che l'allevatore, cioè, scusa, il consumatore, il cittadino vuole essere informato di quello che mangia, di quello che compra, almeno questa è la sensazione. Poi abbiamo visto, diciamo, con interesse anche questa svolta che doveva avere avrà la comunità europea sul green, no? Quindi questa grossa svolta epocale, che però poi a un certo punto si è un po' offuscato ultimamente, ci ha dato un po' delle perplessità. Da una parte non modificare fortemente i principi della nuova PAC, e dall'altro un po' questa vicenda degli hamburger vegani che ci ha un po' messo in difficoltà, diciamo, in interpretazione. Per cui ci siamo detti, chi meglio dell'avvocato Dario Dongo, o meglio Dario, ci può aiutare a capire questa situazione? Quindi ti faccio la prima domanda, Dario. Ma ci racconti un po' questa storia di questi hamburger vegani? Cioè, noi eravamo rimasti a un certo punto che non si può più utilizzare l'addizione latte di soia, ma bevanda di soia, no? È rimasto il latte di mandorla, vabbè, perché c'è una storicità. Certo. Ci aiuti a capire, Dario, questo? Sì. La situazione è piuttosto semplice in realtà da un punto di vista giuridico, nel senso che la cosiddetta OCM unica, il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, da ultimo il 1308 del 2013, definisce in modo esatto una serie di prodotti che sono i prodotti agroalimentari più tipicamente ancorati alla produzione agricola primaria. E purtroppo nell'offrire una serie di definizioni che vanno dal latte alle uova, al miele, ai vini, le categorie di vini, stavo scrivendo proprio adesso una questione sui vini naturali, eppure non definiscono le carni. Perché? Forse perché la carne è tale, perché la carne, per come l'abbiamo tutti conosciuta dall'età della pietra, prima ancora del Neolitico, quando venne introdotta poi l'agricoltura e l'utilizzo del pane, la carne è sempre stato ciò che deriva dalla uccisione dell'animale.
Ed è sempre parso a tutti naturale considerare così in modo inequivoco il concetto di carne, salvo piuttosto andare poi a definirsi ai fini della corretta informazione del consumatore i limiti di grasso e di connettivo che devono venire rispettati per utilizzare determinate diciture, pensiamo ad esempio ai fini delle carni macinate. Ma è stato proprio il fatto di non avere un ancoraggio nella OCM unica, di non avere un regolamento europeo, una normativa, neppure una direttiva che abbia mai definito che cosa si intende per carni, al di là di vari passaggi nei quali si, ovviamente si riferisce alle diverse specie animali e al di là dei regolamenti igienico-sanitari, pensiamo all'853, quindi il cosiddetto igiene 2, l'853 del 2004, però non esiste di fatto ad oggi una denominazione legale dell'alimento carne. E invece esiste una denominazione legale dell'alimento latte, quale il liquido che secerne dalla ghiandola mammaria dell'animale. Perciò, mentre la Corte di Giustizia europea poco tempo fa aveva pubblicato una sentenza nella quale si era espressa in modo chiarissimo nel negare la legittimità di qualsiasi riferimento, anche solo evocativo, come ipotesi di sostituzione del latte a prodotti a base di soia, nel caso si trattava di tofu prodotto in Germania. Viceversa, è ancora in auge l'utilizzo improprio di termini riferiti alle carni o a tagli di carne o a prodotti a base di carne su alimenti che non hanno nulla a che vedere. Ora, la nostra filiera, attraverso le sue rappresentanze, attraverso Assica, Clitravi, si è data molto da fare nel corso degli anni per cercare di porre un argine a questo fenomeno, che non è soltanto un fenomeno di mercato, perché non sono certo le regole a poter frenare, ostacolare o modificare le scelte dei consumatori, ma è una questione di logica, prima ancora che di diritto, di buon senso. Io, in uno dei miei vari articoli sul meat sounding, mi sono permesso di citare Orwell, perché dico è una società orwelliana, un scenario distopico, quello in cui si chiamano le cose con altri nomi, si sostituiscono i nomi. È proprio è un paradigma del tutto assurdo, inconcepibile, con il risultato poi di realizzare un equivoco non soltanto o non tanto tra la carne vera e la carne falsa, perché si spera comunque, si confida nella responsabilità anche dei distributori nell'esporre ciascuno dei prodotti in comparti e in aree diverse. Ma il rischio ancora paradossalmente più grave poi per gli stessi fruitori di questi prodotti cosiddetti alternativi è quello di mangiare, di prendere, come si diceva, cavoli per qualcos'altro. Perché dico, in questa enorme varietà di prodotti che a loro volta sono privi di definizione, di identificazione, dove l'unica bandiera, l'unica è una denominazione descrittiva o un marchio nel quale si fa un riferimento all'attitudine alla dieta vegetariana o vegana e che è a sua volta ancora priva di un inquadramento giuridico, a suo tempo promesso dall'ex commissario Vytenis Andriukaitis e mai realizzato, questi consumatori, e ancor più i giovani, i millennials, si trovano a scegliere un prodotto per quello che appare, ma quello che appare può essere un alimento ultraprocessato, carico da vegetali carichi di pesticidi, magari con vecchi e nuovi OGM o enzimi OGM per imitare il sangue con questo eme. E
sale o altre fonti di sodio in quantità, additivi chimici e coadiuvanti a non finire, credendo di consumare un qualche cosa che possa essere vagamente paragonabile a una carne, ma che magari non ha più di un paio di grammi di proteine. Allora, il problema che io mi pongo come consumatore, prima ancora che come appassionato di diritto alimentare, e come padre, è quello di dire: ma se un domani, tra 10 anni, i miei figli e i loro amici vanno al supermercato, andranno al supermercato e troveranno un qualche cosa che viene presentato come burger vegetale, ma invece da questo prodotto non riceveranno altro che un apporto di amidi e di chissà che altro, di fibre buttate lì e di chissà che altro. Ma questo è un qualche cosa di molto diverso e, tra l'altro, potenzialmente del tutto inadatto rispetto ai fabbisogni nutrizionali. E qui non si sta ancora una volta a dire: ma la questione su giusto o non giusto mangiare la carne piuttosto che il pesce, piuttosto che i formaggi, piuttosto che pasta e fagioli. La questione è che ciascuno di noi ha un fabbisogno proteico quotidiano e va rispettato, e oltretutto le linee guida nutrizionali, gli studi anche più recenti, come io ho mostrato in diversi articoli su Great Italian Food Trade, potete vedere, ho scritto tempo fa anche ad esempio sulle carni suine, ma ho proposto dei consigli in accordo con l'amica Paola Palestrini, che coordina il master in nutrizione avanzata alla Bicocca di Milano, per evidenziare come la ricerca si stia muovendo verso la raccomandazione di quantità di proteine superiori rispetto a quelle finora considerate, in particolare per quei soggetti che presentano esigenze maggiori, come possono essere i bambini, gli adolescenti, ma anche vulnerabilità particolari, come è il caso di una quota crescente di popolazione in Italia e in Europa, che è quella degli over 60, over 65, perché quel fenomeno cosiddetto di inflammaging, piuttosto che di indebolimento progressivo che si va a verificare con il passare degli anni, può venire mitigato attraverso un apporto maggiore di proteine e di micronutrienti. Allora, In questo grande equivoco che si continua a portare avanti, che il mercato spinge, perché poi questo è il fatto, nessuno avrebbe mai pensato della necessità di introdurre nuove definizioni nel diritto europeo, tantomeno definizioni che di per sé rispondono a una logica inequivoca come quelle di carni e dei loro diversi tagli, che poi hanno anche variazioni a livello nazionale e anche regionale, come sappiamo. Ma l'esigenza oggi sempre più forte è quello di chiarire, di dare alle cose a ogni cosa il suo giusto nome, di impedire che vi sia appunto questo gioco orwelliano di chiamare determinati oggetti e prodotti e alimenti, tanto più che quindi entrano a far parte anche del nostro corpo e influiscono in modo determinante sulla nostra salute, con i nomi di qualcos'altro. Purtroppo, nonostante Paolo De Castro in primis si sia dato molto da fare, lo aveva fatto già nella scorsa legislatura, ottenendo l'approvazione in Commissione Agricoltura del Parlamento europeo di un emendamento identico nel testo a quello che il 20 di ottobre invece nel corso della riforma della PAC è stato bocciato dall'Assemblea, si sono dati da fare alcuni eurodeputati per introdurre una nozione precisa di carni, prodotti a base di carni e preparazioni di carni, ma questo tentativo di fare chiarezza non è andato a buon fine. E
Paradossalmente, come io ho esposto in un mio recentissimo articolo proprio a commento del voto del Parlamento, sembra anzi che sia stata orchestrata una magistrale operazione di marketing da parte dei più colossali investitori, della finanza industria, di coloro che hanno avuto l'arroganza di prendere il posto degli agricoltori e degli allevatori, credendo di poter realizzare delle imitazioni di carne realizzate in laboratori milionari e quindi di assumere il vero potere sulle popolazioni. Perché La chi punta è si questa, Dario. interesseva. Infatti era proprio questo che ti volevo chiedere. Anzi, approfitto per invitare i lettori a leggere il bel libro Mercanti di dubbi. L'abbiamo messo anche nella sezione perché fa capire anche la potenza, diciamo, della finanza e di alcune multinazionali. Perché la paura poi, Dario, è questa. Quando è uscita la notizia, vabbè, il fatto in sé può essere importante, non importante, fa parte della diversificazione alimentare che ognuno di noi ha diritto di esercitare in qualche modo. Però noi stiamo vedendo un po' da anni, e tu lo sai molto bene questo, c'è un attacco sistematico e continuo all'allevamento e all'allevamento intensivo, no? Giocando anche sull'equivoco, perché quindi questo attacco e anche, diciamo, per certi aspetti un attacco salutistico, no? Quindi viene anche le etichettature varie. Poi di cui poi ti farò delle domande perché vorrei capire, approfitto per capire anche questo. Quindi noi vediamo da una parte questo attacco sistematico e incessante nei confronti dell'allevamento a prescindere, male o bene che sia gestito. Io quando vi scrivo tutti gli allevamenti intensivi già capisco il taglio dell'articolo, no? Perché tu dici alcuni allevamenti intensivi va bene, quando scrivi tutti è un'altra cosa. Certo. Quindi da una parte, cioè uno se fa un ragionamento freddo, allora, mangiare la carne, bere il latte fa male alla salute e fa male al pianeta. I cibi ultraprocessati non fanno male alla salute e non fanno male al pianeta. E allora dici, quindi qual è? La strada è tracciata? Perché a un certo punto veramente ci è pensato, qui sono intervenute le lobby spaventose per una cosa del genere. Eh E sì, tu la vedi, perché Dario, questa cosa? beh, io ho Che scritto esperienza molto, poi in Europa, perché sì, ho scritto, beh, io ho lavorato per 10 anni questo. come responsabile delle politiche europee relative di federa alimentare e già in quegli anni si iniziava a respirare un clima crescente di avversione verso la zootecnia e si iniziava anche ad avvisare in Italia questo fenomeno, perché ricordiamo tutti la doppia piramide alimentare che venne ideata da Barilla in tempi in cui Barilla vendeva biscotti da 500 kcal a letto, realizzati con olio di palma tropicale e zucchero di canna brasiliano. Non è che ci fosse tanto di cui vantarsi, né per la salute né per la sostenibilità. E questo fenomeno si sta aggravando. Io ho scritto, ad esempio, un articolo che invito tutti a leggere proprio sulla avversione verso le carni rosse che è emersa in maniera nitida nella strategia Farm to Fork, con un'aggiunta all'ultimo minuto in questa strategia presentata il 20 maggio del 2020 dalla Commissione europea, in cui addirittura le carni rosse vengono equiparate agli zuccheri e ai grassi saturi. E Esattamente. ancora una volta ci troviamo di fronte a un non senso logico, perché tu mi potresti dire che un nutriente può essere messo sotto attenzione insieme ad altri, ma non che una categoria di prodotti possa venire considerata dal punto di vista sanitario al pari di nutrienti o micronutrienti. Ma questo è indicativo, così come è indicativo il supporto che questo tipo di campagne contro le carni rosse trovano da parte dei consumatori europei, e mi riferisco specificamente all'associazione BEUC, che è la confederazione delle federazioni e associazioni dei consumatori in Europa. È un fenomeno che a sua volta merita attenzione. Allora, una questione che io ho sollevato è come si può tollerare che
lobbisti, perché si tratta di lobbisti a tutti gli effetti, solo perché rappresentano in teoria o dicono di rappresentare i consumatori, non sono tenuti a fornire i nominativi dei loro finanziatori. Perché quando io vedo e assisto per anni a una campagna spietata di Beuk contro le carni rosse e non trovo riferimenti scientifici, non trovo riferimenti di buon senso, non trovo riferimenti ai consumi in Europa che possano motivare una eventuale preoccupazione verso un consumo eccessivo che non esiste, perché cosa è diversa se noi parliamo del consumatore americano medio che ha una dieta, come sappiamo, piuttosto limitata nella varietà e che si sofferma solo su determinati alimenti, ma tutt'altra cosa è riferirsi alla popolazione europea. E allora se ci riferiamo alla popolazione europea ed esprimiamo delle preoccupazioni, le preoccupazioni vanno rivolte verso il cibo spazzatura, perché è la stessa Commissione europea in uno studio condotto dal JRC, dal Joint Research Committee, che è l'ente di ricerca della Commissione europea, che un paio d'anni fa ha mostrato come oltre il 68% degli alimenti destinati ai bambini siano cibo spazzatura negli scaffali dei 28 Paesi membri. Questo è il punto, però su questo punto i consumatori europei non dicono nulla, sebbene vi siano continue ricerche. La stessa FAO ha pubblicato un rapporto sugli alimenti ultraprocessati, proponendo, come già si fa da anni, con una letteratura scientifica che si va consolidando, proponendo di distinguere gli alimenti non soltanto o non tanto per il loro contenuto nutrizionale, ma per il livello di trasformazione, perché si è trovata una convergenza, si è trovato che quegli alimenti che poi fanno più male sono quelli più processati, sono quelli nei quali si è persa ogni legame con la natura, con la terra o con il mare. Esattamente. Allora, il problema è che veniamo sobillati e tempestati anche in televisione poi di pubblicità di alimenti ultraprocessati, i cui sapori sono stati studiati ad arte per generare anche poi dipendenza da cibo, sono indubbiamente responsabili di una epidemia di diabete che è sotto gli occhi di tutti. Il diabete nei giovani in Italia è raddoppiato in un decennio e di questo non si parla. La politica del diabete non viene seguita. Vi sono poi, tra l'altro, anche forze politiche che continuano a rinviare la sugar tax, però si va sempre a insistere nel proporre le carni rosse, e il latte e tutto ciò che proviene dalla zootecnia come il male assoluto. E questo è falso. Sui latticini, sempre con Paola Palestrini, coordinatrice del Master in Nutrizione Avanzata, il Master ADA, a cui anche io partecipo a Milano Bicocca, abbiamo pubblicato una notizia abbastanza approfondita sul più grande studio mai realizzato a livello globale e pubblicato su The Lancet, il Worldwide Study sul latte di The Lancet, nel quale appare evidente, sulla base di meta-analisi condotte nel corso di oltre 20 anni su centinaia di migliaia di individui nei 5 continenti, come il latte e i latticini, al di fuori dei casi ovviamente di allergie e intolleranze, sia del tutto raccomandabile alle popolazioni di ogni fascia di età e di ogni sesso. Allora, di che cosa stiamo parlando? Perché si insiste nel portare avanti questa battaglia contro una filiera che rappresenta nel mondo l'occupazione di 2,3 miliardi di persone? E si fa questa battaglia, tra l'altro, questa è la cosa che a me più imbestialisce, senza guardare a come questa filiera potrebbe venire migliorata, perché questa filiera, come tutte le filiere, può venire migliorata, perché l'agricoltura alla quale si riferisce
come lontana materia prima di gran parte di questi alimenti processati, è un'agricoltura malata, è un'agricoltura dove il consumo di pesticidi e altri agrotossici, anche in Italia, è 4 volte superiore alla media europea, no, 2,6 volte superiore alla media europea. Allora, non dobbiamo metterci a dire è buono questo, è buono quello, andando a distinguere tra categorie di prodotti e tantomeno provando a illudersi o a cadere nel tranello che ci viene proposto da questa finanza industria, secondo cui il cibo di laboratorio sarebbe meglio di quello che proviene dai campi. Ma dobbiamo piuttosto guardare nei campi come negli allevamenti in quale modo si possa migliorare il modo di lavorare per una migliore tutela dell'ambiente, della salute umana e animale, del benessere animale. Ma di tutto ciò non frega niente a nessuno, a quanto pare. Questo è il vero dramma. E questi stessi personaggi, che io non so come definire, che hanno rivendicato una vittoria del nulla, semplicemente perché il Parlamento europeo nella riforma della PAC non ha introdotto uno specifico divieto di chiamare come carne ciò che carne non è, si sono vantati tanto dell'attenzione alla salute animale, ma non hanno battuto ciglio rispetto al fatto che nella strategia Farm to Fork a maggio di quest'anno si sia deciso, la Commissione abbia comunicato, di rinviare di qualche anno le politiche europee sul benessere animale. E allora, di cosa stiamo parlando? Se vi interessa il benessere animale, perché non ce ne occupiamo? Perché non facciamo in modo che gli allevamenti, non solo in Italia, ma soprattutto anche in paesi esteri dove si assiste, si registra continuamente anche una prevalenza di zoonosi importante, non migliorino lo stato di salute e di benessere degli animali? Perché non ci si interessa anche di fare qualcosa, richiedere ma anche riconoscere qualche cosa agli allevatori, che si diano più da fare, ad esempio per ridurre l'utilizzo di antibiotici e altri farmaci veterinari, per investire sul benessere, sul greening, perché era di questo che si sarebbe dovuto parlare nella strategia Farm to Fork, come anche nella politica agricola comune, perché lo European Green Deal che si sta teme di si teme che emergerà, poi si rivelerà come una grande occasione per convertire l'industria energetica che ancora si basa sul carbone in Germania e in Polonia, mentre in quegli stessi paesi ancora inaugurano nuove centrali termoelettriche, ma attendono una valanga di euro da parte della Commissione europea. Invece questo European Green Deal doveva già nella PAC venire destinato anche a sostenere l'agricoltura e gli allevamenti che intendano portarsi avanti nel senso, nella direzione di un progresso naturale e necessario in questo ambito, in questo settore produttivo come in altri, perché si continuano a finanziare le automobili, l'industria automobilistica per passare dagli Euro 2 agli Euro 4, agli Euro 6, agli Euro 27, ora per passare all'idrogeno piuttosto che all'elettrico, e non si fa nulla per fare passare l'agricoltura industriale verso nella direzione del biologico, per dare un significato concreto a quel concetto di sostenibilità che viene smentito dai numeri, poiché i consumi di pesticidi sono ancora elevati, lavorare in maniera effettiva per ridurre e abbattere l'impiego di antibiotici, trovando altre soluzioni, e questo nella vita degli esseri umani come nell'allevamento degli animali. Ma il progresso, come appare naturale e consono e logico pensare, invece non trova attuazione in queste politiche, le quali, dal mio umile punto di vista, come mi capita spesso di osservare, si vede invece solo un punto di vista comune ed è una sorta di grande burattinaio che tende a coincidere poi, da un lato, con
i quattro monopolisti globali di pesticidi e sementi, dall'altro con le 10 sorelle dell'industria alimentare, sempre a discapito, come sempre, dei consumatori e dei cittadini e della realtà produttiva nei campi e negli allevamenti. Questo è il mio punto di vista. No, ma io non vuole essere critico, ma indubbiamente lo è. È condivisibile, perché conoscevo questo ed è importante che questo sia di questo tuo punto di vista siano a conoscenza anche gli allevatori, cioè i nostri lettori maggiormente, perché in effetti noi, io lo vedo insomma, che probabilmente il vero nemico dell'allevamento virtuoso, che poi è la maggior parte degli allevamenti, perché quello che fanno vedere a volte sono degli allevatori che non sono virtuosi e sono anche, diciamo, tra virgolette stupidi, no? Perché uno che infligge sofferenze agli animali e non ha rispetto per l'ambiente non è che ha un grosso futuro. E quindi c'è questa potente azione delle multinazionali, che non è complottismo, ma è la realtà, perché come si è, diciamo, declinata questa situazione europea è evidente. Però diciamo un'altra cosa, Dario, qui vorrei la tua opinione anche in questo. Il consumatore è un animale strano, no? Che poi la gente e il consumatore non necessariamente conciliano, perché è la gente che diventa consumatore, ma non è che lo è a tempo pieno. E noi vediamo, per quanto riguarda il nostro punto di osservazione, che questo sentire collettivo della gente è molto ondivago, cambia spesso. Però facendo una media, io non sono più un giovane studente, insomma, qualche luna l'ho vista sorgere, tramontare, però mi sembra molto più consapevole di prima. Cioè prima veramente lo potevi ipnotizzare, mettevi dei milioni di euro, diciamo, nei grandi canali della pubblicità e sostanzialmente facevi credere lucciole per lanterne con molta facilità. Adesso mi sembra che questo non avvenga più, perché internet, soprattutto i social, hanno dato un contributo in questo senso molto positivo. La domanda è questa, da te grande conoscitore dell'etichetta, ma l'etichettatura ci salverà? Cioè sarà la possibilità che attraverso le etichette quel famoso consumatore col carrello che prende in mano il prodotto e lo legge, al di là adesso delle diciture hamburger, comunque ci sono le etichette nutrizionali, però altri tipi di etichette, può essere quello l'antidoto? Perché altrimenti la guerra è persa, come possiamo combattere questi colossi del cibo, diciamo? Io ho proposto in uno dei vari articoli su Great Italian Food Trade di introdurre una etichettatura supplementare per i prodotti destinati a vegetariani e vegani, proprio con l'obiettivo di consentire a chi si avvicina a questi prodotti di capire quando ci si trova di fronte ad un prodotto di sostanza, ad un prodotto con un profilo nutrizionale importante, con un apporto di proteine ragionevole, di carboidrati complessi anche, e quando invece ci si trova di fatto di fronte all'equivalente di un contorno. Ecco, quindi qual è un primo piatto, qual è un secondo piatto e qual è un contorno, senza neanche voler dare a ciascuno un nome uguale pasta, uguale carne, uguale zucchine, però dire cosa mi trovo di fronte. Questo potrebbe essere di aiuto. Ora vi è un grande dibattito anche sull'etichettatura nutrizionale di sintesi, il cosiddetto Nutri-Score. Io personalmente sono un grande sostenitore del Nutri-Score ed ero, paradossalmente, 15 anni fa, del tutto critico invece nei confronti dell'idea di discriminare gli alimenti in buoni e cattivi. Ma cosa è successo? Che in questi 15 anni erano stati presi tanti impegni dall'industria alimentare in Europa a migliorare le caratteristiche nutrizionali degli alimenti, soprattutto dei cibi di seconda trasformazione, questo non è successo. E invece è successo che l'obesità, il sovrappeso infantile, oltre che anche nell'età adulta, continuano ad aumentare, le malattie non trasmissibili che sono associate a questa alimentazione scorretta continuano ad aumentare. E quindi attualmente trovo che il sistema di etichettatura anche colorata abbia un significato e possa in qualche modo anche aiutarci a capire, perché quando io mi trovo di fronte a una bistecca piuttosto che a
una frittata o piuttosto che anche di fronte ad un prodotto per vegetariani e vegani, ma costruito con un certo senso, posso vedere un colore che è più vicino al verde. Viceversa, quando mi trovo di fronte ad un prodotto a base di chissà che cosa, ma essenzialmente zucchero e grassi, trovo un codice cromatico che si avvicina al rosso. Ecco, questo dal mio punto di vista oggi può essere una facilitazione. Abbiamo parlato, abbiamo scritto di recente, ora mio amore, oltre che collaboratrice, Marta Strinati, sta studiando le varie applicazioni proprio sui codici a barre della app Yuka, che si è affermata con vigore in Francia e in altri paesi europei. E questa app di fatto consente, attraverso la scansione con il telefonino dei codici a barre o dei codici QR dei prodotti al supermercato, di vedere ancora una volta qual è il punteggio Nutri-Score, e poi attribuisce anche una quota di punteggio favorevole o sfavorevole in ragione della presenza di additivi non necessariamente favorevoli per la salute, come possono essere, per citarne uno, il biossido di titanio, che ancora si trova ad esempio in alcuni biscotti, e riconosce anche una sorta di premialità nell'attribuire un punteggio ai prodotti che provengano da una filiera bio. E Nutrinform? Quella, secondo me, è una presa in giro. Io trovo che non abbia alcun significato e che vada contro la logica, per alcune semplici ragioni. La prima è che si utilizza il simbolo di una batteria, e noi dai tempi della pubblicità dell'omino Duracell abbiamo l'idea che quando la batteria è carica si stia bene. Invece questa batteria del Nutrinform, quando è carica su alcuni nutrienti, indica che quei nutrienti sono in eccesso. Quindi tu vedi un prodotto tipico di chi il Nutrinform ha ideato e sappiamo provenire dall'industria dolciaria, vedi la batteria carica sugli zuccheri, pensi, ah, benissimo, è l'ideale per mio figlio. Poi magari se vai a leggere il contenuto di zuccheri per porzione, ti rendi conto che una porzione di quel prodotto rappresenta magari il 60-80% del fabbisogno giornaliero di un bambino. E quindi questo è proprio un non senso. Si aggiunge poi il fatto che il Nutrinform è stato creato sulla base, possiamo immaginare da chi, ma è stato avallato da un organismo che dipende dal Ministero delle Politiche Agricole, poiché Coldiretti ha ceduto alle pressioni dei soliti noti, e però è privo di alcuna sostanza anche dal punto di vista scientifico, mentre sul Nutri-Score esistono già diversi studi i quali mostrano come proprio il richiamo cromatico ha valere e a esercitare una funzione educativa nei confronti di consumatori più o meno poco avvezzi a conoscere o comprendere il significato di una tabella nutrizionale, così come il Nutri-Score stesso è stato predisposto in un paese dove il consumo, ad esempio, di carni lavorate, latticini, è superiore al nostro, dove la dieta mediterranea è ampiamente applicata, ed è stato anche infatti applicato con successo anche in Spagna, anche in Portogallo. Quindi il Nutri-Score non è problematico per i cibi sani, è problematico per i cibi ultraprocessati. Ma la cosa che appunto mi continua a tormentare è l'idea che il Ministero dell'Agricoltura italiano abbia proposto un sistema che non ha senso, non ha senso logico, non ha fondamento scientifico, non risponde agli interessi di una filiera che è
fortemente radicata sulla produzione agricola e sull'allevamento, risponde invece a quelli di una seconda trasformazione che con l'agricoltura italiana veramente ha poco e nulla a che fare. Senti Dario, un'ultima domanda e un'ultima tua considerazione. E sempre questa nostra speranza, noi siamo aggrappati al consumatore ormai, prima gli allevatori li guardavano fuori del cancello, ormai i consumatori sono all'interno, diciamo, dei nostri allevamenti, ma anche delle nostre industrie e anche nella GDO, insomma, credo che stiano dettando l'agenda. Noi abbiamo una particolarità, che tu ben sai, in Italia, che abbiamo tante storie da narrare intorno all'agricoltura, perché una tradizione, una storia, le denominazioni, cioè i nostri prodotti, il nostro cibo parla. Ecco, certo. Questo suo narrare, questo che chiamano lo storytelling, ma potrà mai avere un senso legislativo sull'etichetta? Cioè, al di là di essere un deviant che accompagna un prodotto, cioè qualcosa che sta lì, potrebbe avere la dignità di dire sì, questo prodotto, questo latte è fatto in montagna, è stato fatto da un piccolo allevamento, è fatto da una famiglia, cioè questo aspetto proprio della narrazione. Beh, su questo vi è, io credo, una porta aperta e già da tempo nella legislazione europea, perché proprio l'articolo 36 del regolamento di riferimento, del cosiddetto Food Information Regulation, il regolamento 1169 del 2011, che permette di fornire informazioni volontarie sempre nel rispetto di quei requisiti di chiarezza e di trasparenza, e quindi anche di veridicità, che significa anche dimostrabilità. Ora, al tempo stesso, credo che gli strumenti di comunicazione siano evoluti. Ho scritto proprio ieri un articolo sulla blockchain. Io stesso ho costituito con un caro amico che proviene da Confagricoltura e dall'industria risiera nel Vercellese, ho costituito una startup innovativa per realizzare la blockchain in maniera accessibile a tutti, quindi senza dover ricorrere, costringere le imprese a rivolgersi alle grandi marche della consulenza informatica o della consulenza manageriale, per dire qui c'è uno strumento, un software che si adatta al tuo sistema di ERP, che sia al tuo sistema di registrazione dati, che i dati li registri con le fotografie col telefonino dei fogli e dei quaderni di campagna, piuttosto che con le fatture, le bolle a loro volta salvate in file PDF, o che li metti, li fai interagire con un software che rende possibile, da un lato, garantire la tracciabilità e i requisiti che sono prescritti dalle normative vigenti, ma dall'altro anche di aggiungere una narrazione, la quale oggi si può attingere facilmente attraverso i telefonini, che sono ormai lo strumento più utilizzato anche proprio per la lettura, che purtroppo hanno anche preso il posto dei giornali. E io credo che sia questa la via che dovrebbe venire seguita un po' da tutti, soprattutto nella zootecnia, perché, come ho riportato proprio in questo articolo, è la stessa FAO ad avere mostrato con esempi in paesi ormai non più in via di sviluppo, ma in grandi paesi come l'India, come la Cina, come le filiere virtuose attraverso questo strumento, la blockchain, che permette di notarizzare digitalmente i dati e quindi di renderli incorruttibili, ma anche di narrare, di raccontare la realtà di chi lavora la terra e di chi alleva gli animali, aiuta anche a rendere questi protagonisti della filiera conoscibili e riconoscibili da parte dei consumatori. E la tendenza poi che ne deriva è quella di restringere e ridurre il numero di intermediari che sono poi responsabili di quella speculazione, per merito della quale la carne che al produttore viene remunerata a 2 euro, 2,30 euro, si trova poi a 7, 8 euro, se non di più, a scaffale del supermercato. Ecco, quindi in questo spazio, in questo delta, vi sono delle sacche di inefficienza che forse potrebbero venire eliminate. E i produttori virtuosi, ingegnandosi con uno strumento che deve essere anche a loro facilmente disponibile, possono
farsi riconoscere anche nei loro valori e devono venire premiati anche grazie a questo. Io ho davvero fiducia, ho scritto anche il secondo libro della trilogia Covid-19 ABC che trovate anche su Great Italian Food Trade. Il secondo libro è dedicato, il secondo ebook è dedicato alla società. Ho introdotto alcune riflessioni anche su cosa potrebbe succedere nella filiera agroalimentare in questa era Covid. Uno dei fenomeni nei quali io confido è proprio quello dell'abbreviazione della filiera, sia attraverso la relazione diretta tra chi produce e chi compra, sia attraverso scelte che possono venire eseguite da parte della grande distribuzione seguendo una istanza del consumatore, perché il consumatore sempre più informato, come tu dicevi Alessandro, è un consumatore che inizia anche a chiedere alimenti che provengono dai dintorni, alimenti che provengono da filiere controllate, alimenti che provengono da filiere nelle quali i lavoratori sono iscritti regolarmente all'INPS e sono remunerati in maniera adeguata e non sfruttati dai caporali. E quindi vi è una spinta, una tensione etica così crescente che, nonostante la minore capacità di spesa che già si sta registrando, mostra una tendenza del mercato anche in Italia nella direzione dell'etica. Ora, bisogna accompagnarlo. Io credo che la blockchain possa essere uno strumento utile ed efficace in questo contesto e anche in prospettiva, proprio perché nel momento in cui le cose si vedono, sono chiare, i dati non possono venire cambiati e sono evidenti a tutti, il consumatore può scegliere davvero e può decidere di comprare la fettina che si legge da dove arriva e arriva da vicino e arriva da un allevatore serio che ha una storia magari di generazioni e che ha rispetto verso gli animali, anziché da chissà dove, anziché come anche ho denunciato il caso di Metro, dei supermercati Metro di Torino, si trovano le carni brasiliane. E poi sappiamo chi le compra, carni brasiliane di produttori che sono implicati in massicce opere di deforestazione. E queste carni le comprano i ristoratori, perché i ristoratori, poveretti, adesso vivono una crisi epocale. Ma fino ad allora, e temo purtroppo anche in seguito, fino a quando non si introdurrà una regola, una legge nazionale, italiana, compatibile a priori già con il regolamento 1169 che imponga l'indicazione di origine obbligatoria di tutte le carni somministrate nei ristoranti, mense, bar, ristoranti, catering, quello che sia, fino a che questo non accadrà, i ristoratori continueranno inevitabilmente a risparmiare e quindi a venderci come chianina o come italiana la carne rumena piuttosto che polacca, dove poi sappiamo si verifica il caporalato, perché il caporalato in giacca e cravatta, il caporalato dei colletti bianchi, lo ha messo bene in evidenza un rapporto pubblicato l'estate scorsa dalla Confederazione dei Sindacati dei Lavoratori nell'Alimentare, il sindacato europeo. Ho fatto un articolo abbastanza dettagliato su questo tema. I lavoratori in Germania, primo paese produttore di carne, sono ultra sfruttati ed è questo che ha spiegato quella epidemia di Covid in uno dei più grandi allevamenti di Germania, no? Non allevamenti, macelli, scusa. Allora, cerchiamo di mettere in mostra le realtà che meritano, cerchiamo di muoverci tutti nella direzione di sostenibilità, trasparenza, e il valore deve venire riconosciuto, i consumatori sono capaci a riconoscerlo. Vi sono prove recenti, vi è uno studio pubblicato a settembre da Leonardo Becchetti e altri, studio condotto in alcuni supermercati Coop della Toscana, dove avevano messo cartellini indicatori sui vari scaffali che mostravano quali erano gli alimenti più sostenibili e perché. E i consumatori
non avendo né la voglia né il tempo di leggere sulle etichette quante storie ci sono scritte, ma guardando solo sui cartellini, guarda, questo può essere meglio perché è fatto così e così riduce le emissioni di carbonio piuttosto che altre cose, ebbene, i consumatori non solo hanno scelto quei prodotti, ma hanno addirittura mostrato una propensione ad affrontare anche spese superiori del 10-15%. E questo significa, ancora una volta, senza dover speculare inutilmente, ma significa che il maggior valore, laddove sia effettivo, può essere riconosciuto. Il consumatore oggi in Italia e in Europa è capace di riconoscerlo. Quindi dobbiamo metterlo a fuoco e comunicarlo. Per quanto possibile, io sono a completa disposizione. Noi ti ringraziamo, Dario, credo e sicuramente a nome di tutti i nostri lettori, perché ci hai dato delle indicazioni importanti, ci hai aggiornato su quello che sta succedendo, ma ci hai dato anche delle grandi speranze, perché anche noi siamo convinti che allearsi con il consumatore forse è l'antidoto per difendersi, diciamo, in senso generale, facendo le due eccezioni, con un certo modo di essere multinazionale del cibo. Noi ti ringraziamo, Dario, ti seguiremo sul Great Italian Food Trade, che noi già lo facciamo, insomma, ne consigliamo la lettura a tutti e ci permetteremo di disturbarti ancora. Grazie. Sempre a disposizione, grazie a voi. Grazie.